Buongiorno, benvenuti in questa chiacchierata non comune, fuori un po' dagli schemi abituali, ma che cercheremo di rendere efficace. Parliamo oggi di sifilide, una malattia che è esordita come malattia epidemica, che poi si è endemizzata, ha preso le caratteristiche di una malattia sociale, impegnando non poco la società, come descritto da questo ricercatore, che vede la sua efficacia consolidarsi o meno di fronte a problemi di questo genere. La sifilide ha impegnato tantissimo la società per secoli e ha unito in un abbraccio all'inizio quasi mortale il nuovo e il vecchio mondo attraverso il comune nemico che era il treponema, la gente della sifilide. Il titolo Una notte con Venere, una vita con Mercurio lo capiremo durante la nostra chiacchierata. Così come durante la chiacchierata evidenzieremo il concetto che la sifilide è una malattia del corpo e dell'anima. Questi sono i testi a cui ho fatto riferimento nella mia ricerca. Iniziamo con una malattia che caratterizzò il Medioevo, che era la lebbra, una malattia solitaria che relegava i pazienti ai margini della società, che li isolava dal contesto sociale. E era una malattia definita, mentre la sifilide, che colpì nei primi anni del Cinquecento, era una malattia confusa, violenta e impura, come descrive questo ricercatore. A questi tre aggettivi corrisponde una condizione biologica, comportamentale e morale che fu la caratteristica preminente di questo evento patologico. Nessuna malattia è stata collegata così precisamente con una data storica, e la data storica è il 1494, quando Stromal venne di Gallia in sua malora. Perché questa data? Perché in quell'anno Carlo VIII discese col suo esercito in Italia, diretto a Napoli, un esercito di 60.000 uomini, composto prevalentemente, come allora era l'uso, da mercenari, al cui seguito vi era un nutrito gruppo di donne. Le donne avevano delle funzioni di vivandiere prevalentemente, quindi si preoccupavano delle cucine, del lavaggio, del colo. Una buona componente di questo gruppo di donne aveva una funzione che viene ben definita dal termine in uso allora, che è quello di puctane. Allora, d'Asti viene ad ossequiare Carlo VIII, Ludovico il Moro con tutto il suo seguito, cioè il fiorfiore della nobiltà dell'epoca. Assieme alla corte si muovono le cortigiane, che erano delle donne, milanesi in questo caso, che erano sostanzialmente delle meretrici di alto bordo, le corrispondevano alle escort attuali. Erano in grado di sostenere una conversazione, erano in grado di garantire una compagnia anche di tipo culturale, addirittura colta agli uomini. E si inserivano in un contesto storico nel quale i ruoli femminili erano ben definiti. Difatti, scrive un ricercatore, questa particolare categoria di donne copriva in qualche modo il vuoto determinato dall'assenza di dame colte e brillanti nella vita pubblica. Erano alloggiate in dimore sontuose, erano in grado di garantire un'accoglienza molto raffinata e sostituivano quelle che erano le donne di casa, le quali, mogli e figlie, conducevano un tenore di vita assai diverso, erano confinate al ruolo che la società loro attribuiva, cioè quella di donne caste, pure, riservate. Tutto il resto, gli argomenti licenziosi, le chiacchiere, erano destinate, riservate alle cortigiane. Le cortigiane che troviamo nelle capitali di tutta Europa, ma particolarmente a Roma, dove la struttura religiosa della società e della città stessa dava molto spazio alle figure maschili di celibato coatto e quindi su un terreno, diciamo così, fertile per l'attività di queste cortigiane. Montaigne viene a Roma, conosce chiaramente questo ambiente e si lamenta che le cortigiane si facciano pagare anche solo per un colloquio, per una chiacchierata al di là della négociation entière, come la chiama lui. Carlo VIII conquista Napoli, contro di lui però si crea un'alleanza di stati nemici che attendono il suo ritorno e lo intercettano
a Fornovo sul fiume Taro, dove avviene una battaglia nella quale lui viene sconfitto. In questo contesto di battaglia, un chirurgo veneziano, Marcello Cumano, vede per la prima volta le lesioni inerenti a una malattia fino allora sconosciuta. Il percorso della malattia è molto rapido, si diffonde lungo le linee di viaggio dei mercenari, ma viene difficilmente inquadrato, regolato. Perché questo? Perché questa difficoltà a seguire chiaramente i corsi della malattia? La malattia si manifesta in stadi successivi, ciascuno distanziato dall'altro, e quindi questo rende molto complessa la ricostruzione del percorso di queste patologie. La malattia si presenta in un primo stadio caratterizzato da una lesione ulcerosa che si chiama sifiloma, che qui ho riprodotto su un dito, ma potrebbe riguardare anche organi genitali, e coinvolge i linfonodi satelliti, cioè quelli che ricevono la linfa proveniente dal territorio affetto da malattia, quindi nel caso di lesioni genitali, in genere i linfonodi della regione inguinale. La lesione compare a 3-4 settimane dal contagio, ma può arrivare addirittura fino a 90 giorni, quindi già questo costituisce un elemento di valutazione difficile tra il momento del contagio e la sua manifestazione. La lesione viene caratterizzata da questa ulcerazione, che chiaramente è ben visibile nell'uomo, ma molto meno, quasi mai, nella donna, dove in genere allinea a livello del collo dell'utero, nella profondità della vagina, quindi non è visibile facilmente a occhio nudo. Il secreto di queste lesioni è ricco di treponemi, quindi la lesione è contagiante. Il sifiloma, questa lesione ulcerosa, regredisce spontaneamente entro le 3-8 settimane, quindi vedete che ci sono già delle magari 2 mesi perché compaia, altri 2-3 mesi perché scompaia, e si allontana sempre più l'atto iniziale che l'ha portato all'evidenza della malattia. Il secondo stadio è caratterizzato, dopo un paio di mesi, da lesioni prevalentemente localizzate a livello del palmo delle mani. Compaiono anche dolori diffusi, soprattutto notturni. Le lesioni scompaiono un'altra volta, come aveva fatto già il sifiloma all'inizio, nel giro di poche settimane, e sono lesioni contagiose. In questa fase la sifilide è tuttora contagiosa. Come evolve dopo il secondo stadio? Può andare verso il terzo, che vedremo più avanti, oppure può diventare latente. Nel 25% dei casi in cui la lesione non viene trattata, la malattia diventa latente, può durare anni, addirittura fino a 20 anni. Il paziente è asintomatico, ma non è guarito. Come giustamente dice il Vidius, il paziente, la sifilide concorda una tregua, non firma mai la pace, cioè rimane sempre nel paziente. Questa è una caratteristica tipica della sifilide. Il treponema è ancora in lui e si localizza in vari tessuti, nel midollo osseo, nei linfonodi, nel sistema nervoso centrale e nell'apparato cardiovascolare. Se viceversa la sifilide procede verso la fase terziaria, abbiamo una condizione di gravità della malattia che non è più contagiosa, ma che è molto invalidante nel soggetto affetto. Si distinguono 3 tipi di sifilide terziaria: la forma gommosa, le ulcere convergono in una massa, qui la vediamo localizzata a livello dell'encefalo, una massa che densa e filante, e da qui viene il nome di gommosa, che può essere localizzata in vari organi. C'è una forma cardiovascolare che colpisce i piccoli vasi che vanno a nutrire le pareti delle arterie, e siccome questo nutrimento viene a mancare, la parete dell'arteria ne soffre e sottoposta alla pressione del sangue va incontro a una dilatazione che qui vediamo bene. Questa è una rappresentazione dell'arco dell'aorta, qui sotto c'è il cuore, lo vediamo in questa immagine. Dal cuore emerge l'aorta, il vaso sanguigno più grosso che abbiamo, qui lo vediamo meglio rappresentato. In questa componente di aorta ascendente può rilevarsi una dilatazione che è l'aneurisma, dovuta alla debolezza della parete. Il rischio di rottura è molto elevato e chiaramente in questo caso è mortale. Quindi una delle degenerazioni gravi dei vasi sanguigni legati alla sifilide è proprio questo aneurisma dell'aorta ascendente.
Se la sifilide non diventa latente, evolve dal secondo al terzo stadio e diventa sifilide terziaria. La sifilide terziaria colpisce prevalentemente il tessuto nervoso ed ha un danno cerebrale caratterizzato poi da confusione mentale, demenza, decremento cognitivo e altri decrementi di funzioni cerebrali. La sintomatologia può presentarsi anche molti anni dopo il contagio. Tanto è vero che un detto molto frequente in quel tempo, la Francia si rivede in vecchiaia. Per Francia si intende il mal francese, vedremo perché questa malattia ha assunto questa terminologia. Uno degli aspetti più importanti e anche più inquietanti della sifilide è però la sifilide congenita. La sifilide era una malattia che poteva essere trasmessa dalle madri infette nel 80% dei casi al feto, e questa era una caratteristica che non era comune a nessun'altra delle malattie epidemiche. La sifilide congenita si distingue in precoce e tardiva. La precoce è caratterizzata dalla nascita di bambini che hanno delle lesioni cutanee e anche di alcuni organi, ma soprattutto hanno un aspetto che era caratteristico, che è quello dell'uomo cosiddetto dell'uomo vecchio. Cioè il bambino acquisisce delle caratteristiche somatiche che lo fanno sembrare una persona anziana. Nel proseguo la sifilide diventa tardiva e si manifesta in vario modo, con un'alterazione dei tessuti, con un'alterazione degli organi. Una delle più evidenti era l'alterazione dentaria, perché era visibile e quindi etichettava il paziente. A Napoli il primo cenno della malattia viene nel 1496, ma in altre regioni si è stata segnalata già da prima, compresa la nostra regione comasca. Gli annali di Como riportano malattie evidenti già nel 1495. Viene descritta negli stessi anni una certa malattia chiamata il mal franzoso e caratterizzata da bolle e da doglie e quindi da dolori. A Siena l'anno dopo compare un insolito morbo, una malattia che non così ampia come non era mai stata vista prima, che appellant viene chiamata morbum gallicum ex adventu gallorum, viene chiamata morbo gallico dopo che i galli erano scesi in Italia. Spurzissimo mal, tamen pochi ne more. Vedete che nel termine spurzissimo già compare la caratteristica della sifilide, del male del corpo e dell'anima, un male che non colpiva soltanto l'organismo, ma colpiva anche lo spirito, rendeva una situazione di vergogna, di colpa che gravava su questo evento. La sifilide non spaventava tanto per la morte fisica quanto per gli aspetti invalidanti che ad essa erano collegati. Non ne periva molti, ma stentavano con molte doglie e schifezze. Vedete, ritorna con lo spurzissimo male il concetto di schifezza. Una malattia difficile da tollerare, e non solo per l'aspetto fisico. In effetti, al suo primo apparire, la malattia si manifestò in maniera eclatante, con eventi che non erano comuni, non erano mai stati rilevati nelle malattie precedenti: lesioni cutanee molto estese, suppurativi, distruzioni di organi, e quindi una malattia estremamente, con impatto estremamente deformante sulla struttura corporea. Venivano distrutte soprattutto le prominenze, quindi il naso, le orecchie, ed era un impatto chiaramente visibile, da cui gli affetti non potevano sfuggire anche socialmente. La mortalità non era elevata rispetto a quello della peste, era quasi nulla. La peste in due anni a Venezia fece morire 50.000 persone. La sifilide non aveva queste caratteristiche, ma aveva degli aspetti ugualmente inquietanti e molto disturbanti nella società. Per esempio, il fatto che fosse trasmissibile per via congenita, fosse trasmissibile attraverso la gravidanza da madre al feto, quindi con una contagiosità di tipo verticale. Addirittura questo aspetto condizionò l'andamento demografico, aumentò la mortalità infantile, vi fu una caduta della natalità. Numerosi sono stati i fattori che hanno portato a questo evento.
Nella fase più acuta, tra la fine del 400 e i primi decenni del 500, addirittura furono modificati gli abitudini sessuali delle persone. Puzzava tal corruzione ed bruttezza grande mostrava. Vedete che si ripetono i concetti che avevamo già trovato prima nello spruzzissimo mal. Alla consapevolezza che comunque si poteva trasmettere la malattia ai figli, quindi c'era una difficoltà nel mettere in cantiere una gravidanza proprio per questo terrore. Le cure dolorose a base di guaiaco e di mercurio, le vedremo tra poco, esigevano espressamente l'astinenza anche nell'ambito del matrimonio. La vicenda del marchese Francesco Gonzaga spiega bene la situazione familiare che si veniva a creare in questo contesto. Il marchese Francesco Gonzaga era colpito dalla sifilide, intraprende una cura dopo l'altra, la moglie è in viaggio dalla Lombardia, poi va a Roma, poi va a Napoli. Il segretario del marchese scrive alla donna, dopo qualche mese di assenza, che il marchese, mostrandomi le piaghe sue salde e la gagliardezza che gli va ogni giorno ripigliando, compresi che volentieri consumaria volentieri matrimonio con la signoria vostra. Sì che, madama, disponetevi di contentare il signore e di voler recuperare il tempo perso. Nonostante questo richiamo, la madama rimane lontana per mesi dalla sua dimora regale, perché questo chiaramente la esponeva al rischio di contagio. Nel disporre di cifre realistiche, relativa mortalità si hanno grandissime difficoltà, mentre si capisce benissimo l'incidenza della malattia, descritta da tutti così come la vediamo, tutta la massa della popolazione, dai vagabondi fino ai signori. Gli autori sono concordi che potesse colpire tutti gli strati sociali della popolazione, pontifices, reges, vedete, regulares, mercatores, era una malattia diffusissima. Questo dimostra quanto le attività, la pratica sessuale fosse molto diffusa al di là del moralismo e dell'ipocrisia che caratterizzavano quel tempo e che caratterizzeranno la storia della sifilide fino ai giorni nostri. Nei decenni iniziali la malattia non era considerata in realtà un tabù, nessuno faceva mistero di averla. Benvenuto Cellini ne parla con naturalezza quando spiega come, dove e da chi l'ha ricevuta. Così come il cardinale Soderini, convocato a Roma dal Papa, dice «non posso venire perché ho il mal franzoso». Lo stesso Papa Giulio II, il Papa della Cappella Sistina, era affetto da sifilide, tanto che non poté ottemperare alla cerimonia del bacio del piede, in quanto il suo piede era «totus erat ex morbo gallico ulcerosus». Vedete quindi una diffusione a tutti gli strati sociali. Fu la riforma tridentina del Concilio di Trento che impose alla malattia quel senso di vergogna, di colpa, che si trascinerà poi per tutti i secoli successivi. La sifilide, come la lebbra, era una bruttura e una vergogna, era una malattia del corpo e dell'anima. In particolare la sifilide affondava le sue origini nel peccato, ma non nel peccato generico, nel peccato della carne. Il peccato della carne permetteva di distinguere nell'ambito della società gli uomini pudici dagli impuri, gli uomini che avevano a che fare con le donne immonde. E quindi vediamo qua entra il concetto della donna come focolaio, serbatoio e distributrice di malattia. Il crogiolo della materia putrida era considerato il grembo della donna. L'utero era considerato il luogo dove il seme corrotto proliferava e da lì veniva trasmesso all'uomo. Questo flusso della malattia dalla donna all'uomo fu sempre considerato fino praticamente ai tempi nostri. La donna era il ricettacolo, il serbatoio e l'elemento di trasmissione della malattia. Tutto quello che si cercò di fare per controllare la malattia aveva la donna come elemento considerato in questo contesto. Di quanto diffuse fossero le credenze che gli organi femminili fossero serbatoio di mali, ce lo dimostra anche la letteratura del tempo. Nella commedia di Niccolò Machiavelli, La Mandragora, si descrive questo evento
che vede protagonisti un vecchio marito, una bella moglie, Lucrezia, malauguratamente sterile, e un astuto servo che si chiama Callimaco, il quale fa credere al marito che una pianta, la mandragora, potrebbe correggere la sterilità della donna. Ma perché lei resti incinta, chiaramente ci deve essere un rapporto che in questo caso sarebbe molto a rischio, in quanto gli elementi negativi della mandragora potrebbero trasferirsi anche all'uomo. E allora è bene che il marito si astenga e lasci ad altri il compito di inseminare la donna correndo i rischi della relativa infezione. Vedete che è una formula chiaramente astuta per ottenere i favori della donna e si fonda su questo aspetto della mandragora, che è un tubero, vedete, antropomorfo, con delle caratteristiche che sono, a dire il vero, anche abbastanza inquietanti, vedendole. Basta guardare questa immagine, un volto, le braccia, le gambe, e quindi la mandragora un elemento quasi magico che poteva interferire anche con le malattie. Chi è il colpevole? Chi porta la malattia o l'ha portata nella nostra società? L'altro o gli altri? Sono sempre gli altri quelli che ci portano le cose peggiori. Raramente consideriamo noi stessi elementi comunque di trasmissione di fattori negativi. L'altri sono in questo caso un altro interno che è l'ebreo, che viene sempre nella storia considerato un elemento negativo della società, e un altro esterno, un altro assoluto in questo caso, estraneo all'Occidente cristiano, alla nostra cultura, cioè l'indio. L'elemento estraneo interno, l'ebreo, e l'elemento estraneo esterno, l'indio, sono i fautori di questa malattia. Perché l'ebreo? Nel 1492 Ferdinando il Cattolico espelle 200.000 marrani, l'equivalente del termine maiale, cioè ebrei, dalla Spagna e 40.000 dalla Sicilia. Il 1492 è una data fatidica nella storia della sifilide e vediamo subito perché. Perché in realtà molti ritenevano, e giustamente, che la malattia fosse stata importata in Europa dai marinai di Colombo, perché arrivava dalle terre di Haiti, dove era endemica, e quindi fu trasferita in Europa da questi marinai. E questo fu confermato poi da studi di paleopatologia che videro e considerarono la pistola fumante, cioè l'elemento iniziale della sifilide, erano proprio nelle terre della Repubblica Dominicana. Si cercò anche un nome a questa malattia e il primo fu proprio il mal francese, perché essendo venuto il re Carlo de Francia in Italia, dopo che loro erano andati via i francesi, avevano portato la dicta malattia che fu posto il nome di male franzoso, il male francese. Per noi il male francese, ma per i francesi il mal napoletano, per i portoghesi il morbo castigliano, per i giapponesi il morbo portoghese, per gli olandesi il vaiolo ispanico, per i polacchi il mal del tedesco e così via. Ciascun popolo attribuiva ad altri la colpa, sono sempre gli altri, ad altri la colpa, fino a quando i turchi lo considerarono il morbo dei cristiani, gli africani il mal spagnolo e addirittura i canadesi il male della Baia di San Paolo. Questa abitudine di attribuire ad altri con un termine diverso una malattia la troveremo anche nella classificazione della spagnola. Nella letteratura medica fu usata per almeno 2 secoli il termine di morbo gallico. Il termine sifilide, che pure era stato inserito molto prima, non venne utilizzato per almeno 200 anni. È curiosa la nascita del termine sifilide. Viene da un poema medico scritto da Gerolamo Fracastoro, un grande medico oltre che scrittore veronese. Gerolamo Fracastoro, in tempi in cui non esisteva il microscopio, aveva prospettato la possibilità che le malattie fossero trasmesse attraverso dei germi o degli elementi non visibili, che lui chiamava seminaria morbi, ed aveva ragione. Questo medico scrisse Sifilis sive morbo gallicus nel 1521, ed era la storia di questo pastore sifilo, molto bello,
delle terre d'America, appena scoperte da Colombo, Apollo è invidioso di lui, ha un contrasto e lo punisce con una malattia che ha tutte le caratteristiche della sifilide. Clinicamente si manifesta come la malattia del morbo gallico. Lo stesso autore spiega l'attribuzione del nome. Sifilo si presenta con queste pustolette lungo il corpo tipiche della malattia del morbo gallico e la malattia da lui prende il nome, o almeno prende il nome in quel momento, ma dovrà aspettare 2 secoli perché possa essere classificata come sifilide anche dal punto di vista scientifico. Ma è una malattia questa vecchia che si manifesta in un modo strano o è una malattia nuova? È un dilemma che accompagnerà gli scienziati per parecchio tempo e opporrà delle idee contrapposte. Le cause, difficilissime da definire, così le riassume l'abate Gimma nel primo Settecento. Alcuni li fanno derivare dalla forza delle stelle, altri dai vizi dell'aria, altri dal vario mescolamento dei semi delle impure donne raccolte. Allora vediamo 3 contesti, la forza delle stelle, quindi le influenze astrali, da cui il termine nostro influenza. Le stelle regolano la nostra vita nel bene e nel male e anche questo sifilide può derivare da questo. Altri vizi dell'aria, gli umori di ipocratica memoria, aria, acqua, terra e fuoco stanno in equilibrio, se questo equilibrio si altera succedono le malattie, così come questo avviene all'interno del corpo umano con i 4 elementi che ci caratterizzano. Ma anche il mescolamento dei semi delle donne impure costituisce un elemento che viene preso in considerazione. Cure e curanti. Il mercurio fu il primo elemento che si scoprì valido nella cura della sifilide e in effetti lo era, perché veniva usato in varia forma, unzioni, frizioni, impiastri, addirittura venivano spalmate delle pomate di mercurio all'interno delle mutande antivenere per evitare il contagio. Quindi, utilizzato in vario modo, aveva una sua efficacia. Riusciva a risolvere il problema dei dolori ossei, faceva sparire le ulcerazioni, faceva sciogliere gli indurimenti, ma soprattutto faceva salivare abbondantemente e abbondantemente sudare. Questa eliminazione di liquidi entrava nel concetto della purificazione del corpo, né più né meno come entravano i clisteri e i salassi. Il riequilibrio degli umori del corpo alterati si ottenevano cercando di eliminare gli eccessi. Non avendo possibilità chiaramente a quel tempo di aggiungere, si poteva solo togliere. Ecco quindi sudorazioni, salivazioni, salassi, clisteri. Primum clisterare de inde purgare, diceva nel malato immaginario Molière, il medico di Molière. Il prezzo da pagare però per la terapia col mercurio era molto elevato, soprattutto comprendeva dolori alla bocca che rendevano invalidante il soggetto, quasi che il percorso di cura fosse un percorso di espiazione. E ci sta con il concetto di malattia che derivava dal peccato. Io faccio un percorso verso i luoghi sacri, con fatica, verso i luoghi della spiritualità e porto con me tutto questo corredo di sintomi gravosi che sono la perdita di appetito, di peso, l'alterazione della fisionomia, i disturbi delle funzioni intestinali. La terapia così impegnativa non poteva che portare a una difficoltà di accettazione e quindi moltissimi la sospendevano. Scrive a tal proposito sulle alterazioni anche visive Rabelais, l'autore di Gargantua e Pantagruel: le facce dei sifilitici erano affilate come i coltelli dei macellai e i loro denti simili alle tastiere di una spinetta rotta. Pensate voi che impressione poteva suscitare il trovarsi di fronte a soggetti di questo genere. Ciò nonostante, il mercurio fu utilizzato fino ai primissimi anni del Novecento. Ad attenuare un poco le tribolazioni entra nell'inizio del Cinquecento un altro farmaco che è il guaiaco o legno santo importato dal Sud America. Ebbe un enorme successo anche perché a differenza del mercurio non comportava l'astinenza dai rapporti sessuali. Aveva dalla sua 2 elementi di grande valore terapeutico simbolico.
Uno, il nome, legno santo. Se noi pensiamo alla malattia come frutto del peccato, quale miglior cura può essere quella di un legno che in sé porta il nome che è antidoto al peccato, cioè il legno santo? E poi il fatto che il legno santo provenisse dalla stessa terra da cui proveniva la malattia. E quindi istintivamente si associava positivamente questo concetto. La malattia nasce in un luogo che produce anche la sua cura. In realtà non fu così. Il legno santo ebbe una grande popolarità iniziale, poi perse molto del suo valore, venne usato genericamente, riprese quota la terapia col mercurio anche in forme piuttosto, come dire, bizzarre. Per esempio quelle delle botti di Modica. Le botti di Modica furono proposte da questo medico napoletano Campailla, consistevano in una introduzione del paziente in una specie di armadio nel quale veniva rinchiuso e lì si veniva esposto per 10 minuti ai vapori di cinabro, che è il solfuro di mercurio. Ma era efficace, sì e no? Chi il cura? Sottintesa la malattia, ogni uomo, chi lo guarisce? Morte. Questo era sostanzialmente il concetto che imperava in quel tempo. La malattia era inguaribile. La sifilide era una malattia lentissima che produceva alterazioni, non uccideva subito, durava tanto e quindi lasciava tanto spazio a una domanda inedita di cure. Allora, la sifilide, malattia raramente mortale, era talmente lunga che lasciava spazio a una grande possibilità di cura. E su questo si alimentava la presenza e anche i guadagni illeciti, se vogliamo, di tantissime figure che di professionale non avevano nulla, ciarlatani, pratici, empirici, avventurieri di ogni risma. D'altra parte le quarantene, i cordoni, tutto quanto era stato messo in campo per contrastare la peste e che aveva dimostrato una certa efficacia nel contrastare questa malattia, per la sifilide non valeva nulla. Nulla era efficace di fronte alla sifilide. Se gli appestati potevano sfuggire, non erano in condizione di nascondersi e sfuggire ai controlli, i sifilitici tendevano ad addirittura a mascherare la malattia, perché comunque volevano continuare a vivere. Questo mascheramento chiaramente produceva una diffusione della malattia stessa, perché l'istinto sessuale non era assolutamente controllabile e questo comportò anche una progressione di questo atteggiamento che è arrivato fino ai giorni nostri, fino alle nostre, come vedremo, diffusione di case di tolleranza. E sulla casa di tolleranza dobbiamo fare un discorso, perché le prostitute erano l'unica categoria sociale che in qualche modo si prestava genericamente a dei controlli, talché vennero creati questi spazi dedicati, i postriboli, in cui la malattia era tollerata, da qui il termine casa di tolleranza. Secondo San Tommaso d'Aquino la prostituzione era necessaria, ed è un'affermazione che onora pochissimo o per nulla il ruolo della donna. Se eliminassimo le prostitute dalla società, la dissolutezza la inquinerebbe con disordini di ogni genere. Le prostitute sono in città come ciò che è la cloaca in un palazzo. Vedete il paragone tra la donna prostituta, che è il canale di eliminazione delle impurità fisiche, ma anche morali, della società. Quindi una etichetta alla donna di grandissimo disonore, di grandissima, come dire, incapacità di cogliere invece il ruolo che esercita nella società, e passeranno secoli prima che questo concetto venga modificato. Ecco, ci fermiamo qui un attimo per fare una breve pausa e riprendere successivamente con i processi di profilassi individuale che vedremo riguarderanno però sempre e soltanto gli uomini. L'attenzione sarà proiettata unicamente su di loro.